Allora, buongiorno a tutti. Sono davvero grato a Riccardo per questa occasione. Noi abbiamo aperto il semestre italiano di presidenza delle istituzioni con l'appuntamento di Venezia. Abbiamo fatto diverse cose nel corso di questi 6 mesi. Pensiamo che sia giusto chiudere questo appuntamento istituzionale esattamente tornando là dove deve stare l'Italia, cioè a raccontare il futuro, a prenderselo, a non lasciarlo agli avversari, a non lasciarlo agli altri. E vi garantisco che non è facile, ma non perché l'Italia non sia in condizione, ma perché spesso tanti italiani non ci credono. Tanti italiani non credono che questo paese abbia nelle proprie corde una straordinaria forza, una straordinaria energia. E allora io mi trovo un po' in difficoltà, perché delle volte mi sembra di essere quasi il motivatore, il leader di una terapia di gruppo. Ciao, mi chiamo Matteo, grazie Matteo. C'è una cosa, modello film americani, non so perché applaudita questa, non l'ho capita bene l'applauso. In realtà, e sono grato a Riccardo e a tutte le persone che lavorano con lui, sono grato a tutte le storie, che peraltro sono storie con le quali ci incrociamo regolarmente, da qualche mese, da qualche anno, anzi prima in alcuni casi come sindaco, sono grato a ciascuno di noi perché siamo nelle condizioni di poter riportare l'Italia là dove deve stare. L'Italia secondo me è un paese che ha un sacco di problemi, non c'è dubbio, li dobbiamo risolvere, affrontare. Li stiamo affrontando perché in 9 mesi il pacchetto di riforme che abbiamo messo in campo, del quale non vi parlerò per rispetto alla vostra digestione, è un pacchetto straordinariamente efficace. Nessun paese in Europa ha mai fatto tanto tutto insieme. Però nel nostro racconto esterno non è questo l'elemento chiave. Non è il fatto che facciamo le riforme. Nessuno si eccita pensando: ah, che bello, sto facendo le riforme. Trovatemi uno normale che dice: ho fatto una cosa straordinaria. Cosa, le riforme? Lo prendete, lo curate, gli fate dire cosa ha fatto da piccolo e poi ne riparliamo. Invece cos'è che è straordinariamente bello? Cos'è che è straordinariamente efficace del nostro paese? È l'idea di poter essere quello che siamo sempre stati, capaci di innovare, certo anche di buttare via qualche occasione, perché 101 non è un'occasione buttata via, no, però è sicuramente l'emblema di una grande storia e innovazione italiana, ma anche di un rimpianto per quello che Ivrea poteva essere e non è stato, che continua a essere grazie al lavoro di alcuni di voi, ma che poteva essere decisamente diverso. Se siamo stati noi a inventare il telefono come UCI, poi siamo anche quelli che se lo sono fatti fregare. Se siamo stati noi a raccontare in alcuni settori, a scrivere la pagina di storia, poi in alcuni momenti ci siamo in qualche modo distratti. Allora cos'è che sta cercando di fare il nostro governo, ma vorrei dire il nostro paese? Deve innanzitutto tornare a credere in se stessi. L'Italia deve fare questo prima di tutto. Non è facile, qualcuno di voi, molti di voi vivranno qui all'estero, vivranno qui a Bruxelles, che poi per molti aspetti non è più neanche estero, perché con l'importanza e il ruolo che hanno le istituzioni europee è fondamentale per voi probabilmente tenere aperto il contatto con l'Italia, però il racconto degli italiani all'estero è più noioso. Dice: lo dite a me? Sì, lo dico a ciascuno di voi, perché c'è un'idea di Italia in cui andare all'estero sia una sconfitta. In alcuni casi è una sconfitta, per carità di Dio, ma nella stragrande maggioranza dei casi è un'opportunità. Io sento dire: aziende che vanno all'estero delocalizzano, ma magari vanno all'estero per prendere occasioni, per prendere quote di mercato, per investire sul futuro. Qualcuno di voi ha deciso di studiare all'estero non soltanto l'Erasmus perché pensa di poter tornare con un bagaglio culturale più forte. Allora il problema non è chi va via, il problema è se il paese è pronto a tentare di farvi tornare. E se volete restare all'estero, stateci con convinzione, con orgoglio, con determinazione, perché quest'idea molto noiosa per cui siamo fermi a 50 anni fa, in cui andare fuori sia un problema, no, andare fuori può essere una grande opportunità. Bisogna però avere un coraggio, avere il coraggio di dire che l'Italia nei propri confini torna ad attrarre, torna ad essere curiosa, torna ad essere intrigante, torna ad essere capace di tentarvi, di dire: beh, forse posso tornare, o magari perché no, di attrarre persone da fuori. E allora, noi abbiamo nel settore dell'innovazione tante storie meravigliose, ma il settore dell'innovazione cos'ha di filo comune? La parola futuro. E la parola futuro in un paese ricco di storia, ricco di orgoglio, ricco di monumenti, di capolavori, è un casino pronunciare la parola futuro in Italia. Perché tu puoi dire: beh, il futuro nella Silicon Valley,
oppure se no Carlo Ratti fa sempre la solita sceneggiata su Boston che è meglio della Silicon Valley secondo loro, che magari è vero, per carità di Dio, non mi metto a giudicare, a Boston o nel Far East, non lo so dove è facile pronunciare la parola futuro, so dove è difficile pronunciare la parola futuro dove c'è il Colosseo, dove c'è stato il Rinascimento, dove la bellezza ha fatto quello che nessun altro poteva immaginare di fare, da Venezia alla Sicilia. Eppure è doveroso per noi pronunciare la parola futuro. Quello che stiamo tentando di fare in questi mesi in Italia e che stiamo tentando di fare con l'innovazione, che porterà la nostra pubblica amministrazione, sì, la pubblica amministrazione, ad avere un'interfaccia modello iPhone o un altro, scegliete voi, non voglio fare pubblicità, ma insomma un telefonino, in modo tale che sia chiaro semplicemente andando sul cellulare, qual è il mio rapporto con la pubblica amministrazione attraverso il programma dell'identità digitale. Bene, quello che stiamo tentando di fare è dire che anche in Italia si può pronunciare la parola futuro. Lasciatemelo dire, paradossalmente, soprattutto in Italia si può pronunciare la parola futuro. Perché la qualità, la creatività, l'innovazione, l'intelligenza del nostro paese ha segnato la storia dell'umanità. Voi direte, sì, ma guarda come si è ammessi, guarda che Presidente del Consiglio abbiamo adesso, guarda com'è il simbolo del declino. Smettiamo di pensare che quelli prima di noi abbiano già fatto tutto. Se questo è lo stato d'animo che talvolta hanno i nostri talk show, i nostri editorialisti, i nostri professori, non tutti, che guardano al presente come un luogo di disperazione e dicono ormai tutto quello che potevamo fare l'abbiamo fatto. Se continuiamo con questo taglio noi non andremo non soltanto da nessuna parte, ma perderemo noi stessi. E allora, ben venga il lavoro sul semestre italiano, lavoro se volete vi racconto che cosa abbiamo fatto sul piano degli investimenti, sul tentativo di rendere l'Europa più attenta alla crescita e un po' meno soltanto all'austerity. In una parola vuol dire rendere l'Europa una comunità e non soltanto un contratto, dare un'anima a questo straordinario spazio di libertà che, perché nessuno dei nostri genitori ha immaginato di fare l'Europa per rispettare semplicemente un vincolo o un parametro, ma per un ideale, per rendere questo spazio uno spazio di pace per 70 anni, per riuscire a dare dignità, lo dico oggi, in un momento nel quale il terrore divampa dal Pakistan fino all'Australia. Perché noi riusciamo a realizzare le cose che abbiamo fatto è fondamentale, indipendentemente dai singoli punti, investimenti, stabilità e dintorni, raccontarci chi siamo. E allora, in 30 secondi ancora, perché l'ho fatta troppo lunga e mi attende un fondamentale vertice, pre-vertice, che poi aprirà la parte del vertice al cui termine ci sarà la conferenza stampa sul vertice, questa è la giornata dell'Unione Europea di oggi, una botta di vita, Twitter, l'hashtag è una botta di vita, l'ha già messo Sensi. Quello che voglio dirvi è che noi abbiamo nel 2015 un sacco di robe da fare. Quindi benissimo il semestre, benissimo le cose fatte, benissimo il racconto che Riccardo magistralmente ci ha proposto del 2014, però la sfida più bella è il prossimo anno, tanto per cambiare. Dobbiamo sistemare la nostra Costituzione con la riforma, rifare la legge elettorale, molto semplicemente un meccanismo nel quale chi vince vince, abbiamo da fare la riforma del lavoro, è sostanzialmente fatta, c'è soltanto da applicarla, il fisco, rendere il sistema fiscale più semplice, anche perché in Italia, vero? Renderlo più difficile sarebbe roba da premio Nobel, e cambiare, non applaudite, lei non ha, l'agenzia delle entrate verrà a cercarla se applaudite, il tema della pubblica amministrazione, ma c'è una questione sulla quale chiudo, che tiene tutto insieme e che è il cuore, adesso era appena stato, vi è appena stato presentato, qual è questa storia? È la grande sfida educativa e della scuola. Dove vanno a attaccare, a bombardare con lucida follia e terribile orrore i talebani in Pakistan in questo momento? Nelle scuole. Dov'è che riparte una comunità se vuole avere un'idea di futuro degna di questo nome? Dalle scuole. Allora, nel 2015 l'Italia rifletterà, dopo aver discusso per 6 mesi una campagna d'ascolto molto importante, sui provvedimenti perché la buona scuola smetta di essere uno slogan e diventi un dato di fatto. Lo faremo consapevoli che abbiamo dei grandi personaggi, i grandi personaggi del nostro passato, ma anche, lasciatemene citare due,
oggi, che ci hanno lasciato proprio oggi, due grandi personaggi che sono un simbolo di tenacia e determinazione, come uno sconosciuto per molti di voi, Francone Bonprezzi, che era uno dei più interessanti personaggi del terzo settore, che poi non è più il terzo settore ma è il primo settore. Era una persona che combatteva contro la disabilità e per il ruolo dell'associazionismo e del volontariato. A lui dedicheremo la riforma del terzo settore, e mi piace pensare anche che il momento conclusivo di questo nostro appuntamento organizzato da Riccardo avrà una particolare emozione e bellezza. E l'altra è una donna straordinaria, simbolo di eleganza e di bellezza, che ha segnato decenni di storia del cinema italiano, che era Virna Lisi. E una delle cose belle è che quando sono diventato presidente del consiglio c'era stata una battuta legata a vicende politiche e mi aveva chiamato e scritto un biglietto, perché una piccola cosa. Beh, mi piace pensare che l'Italia sia anche questo, sia il cinema, il terzo settore, la scuola, l'educazione, ma sia soprattutto eleganza e bellezza. Se il nostro futuro sarà all'insegna dell'eleganza e della bellezza, potranno dire quello che vogliono, i giornali internazionali potranno parlare male di noi, ci saranno i commenti e le battutine, hai visto, questi sono italiani. Noi siamo nelle condizioni di affrontare il futuro, di aggredirlo e di non limitarci ad aspettarlo. Grazie e bocca al lupo.